Quando quel giorno ci disse che è una malattia del sangue, il primo istinto che ho avuto è stato quello di uccidere. Loppa, rifiuto, scoria d'alto forno, rifiuto speciale, PCB, diossine. Furani, metalli pesanti. Al dottore, alla fine di tutto questo calvario, gli dovrò chiedere scusa. Lui ancora non lo sa, perché quando quel giorno ci disse che è una malattia del sangue, il primo istinto che ho avuto è stato quello di ucciderlo. Però mi sono accorto nello stesso tempo che non avevo la forza di poterlo fare. Visto la catastrofe che c'era caduta addosso.
Questa nave sta venendo da Sud America. Fa una tratta per portare a Taranto la materia prima per l'Ilva, cioè minerale di ferro, che con delle trasformazioni diventa acciaio. Siamo abituati a vivere di Ilva perché fa la voce grossa in città. Praticamente lavorare allo stabilimento rappresentava una sicurezza che nessun'altra realtà ti poteva dare. Con l'avvento dell'Ilva c'è stato un grandissimo boom economico a Taranto. Il tarantino ha potuto comprarsi una casa nuova, una casa di proprietà, a volte anche le ville. Se dovesse chiudere l'Ilva, ci sarebbe da immaginare una città diversa. D'accordo, ok, no, ma niente di che, voglio solo spiegare qual è il motivo del ricovero. Dai, stringiamo i denti, dai, siete bravi. Allora, finiamo un attimo di là la trappola e facciamo il punto della situazione. Ciao. Una tossicità della chemioterapia che ci si può avere nella combinazione tra la citarabina, il farmaco in vena, e quello per bocca. Tant'è che è arrivato di transaminasi a dei valori molto molto alti, vedi, siamo arrivati praticamente a 670-1400, vabbè, però con tutto il resto degli altri valori che reggono. Allora, come abbiamo fatto altre volte, stringiamo i denti anche adesso. Poi, visto che sto così, ti dico la questione, diciamo, del programma che dobbiamo fare. Il problema è questo, essenzialmente. Per fare la radioterapia, quando anche sia il bambino piccolo più buono del mondo, deve stare fermo. E quindi per stare fermo bisogna addormentarlo. E io penso che qui a Taranto non sia possibile. Sì, amore mio. Elettrosaminasi? 6,70. Sono 6,60, 1,274. Ah, beh, non è tutto. No, lo so. Ha detto che sono salite tanto. Tra qualche giorno, amore. No, adesso. Facciamo risalire i valori. Ti abbiamo messo sotto carica, vedi? E vediamo un po' se risalgono questi valori monelli. Io adesso non ne voglio andare.
Lo so, amore mio. E cosa ti ha detto il dottore? È che dobbiamo aspettare che risalgono i valori. Chiara è stata la prima bimba che io ho visto qui a Taranto con un problema di tipo ematologico, oncoematologico per essere precisi. Io ero arrivato da 5 giorni qui a Taranto come direttore della pediatria e dell'oncoematologia. Chiara si è presentata in pronto soccorso pallida, astenica, quindi molto stanca. I genitori non la vedevano più come lei normalmente, come lei praticamente in tutti i giorni. E facendo degli esami del sangue i risultati sono stati subito chiari, perché Chiara aveva un valore di globuli bianchi superiore ai 100.000. Se considerate che il numero di globuli bianchi in un bambino è compreso tra i 6.000-8.000 e i 12.000, erano 10 volte il valore normale. Abbiamo fatto uno striscio venoso periferico, uno striscio che prevede proprio lo striscio del sangue su un vetrino, che poi viene analizzato al microscopio e ha già lo striscio venoso periferico evidenziato la presenza di cellule maligne, che poi sono state anche tipizzate. Tipizzate si vede attraverso il laboratorio che faccia hanno, ed erano praticamente cellule maligne di una leucemia linfoblastica di tipo T. Studi che abbiano dimostrato una chiara correlazione ancora adesso non ci sono. È giusto però dire che sicuramente gli inquinanti ambientali sono oggetto di studio nella correlazione tra leucemie, tra tumori solidi e insorgenza di neoplasie. Per esempio sulla diossina è stato dimostrato un nesso di correlazione tra l'insorgenza di tumori solidi che riguardano soprattutto i tessuti molli dei bambini. Io ho visto sicuramente un numero di neoplasie nei bambini in questi pochi mesi sicuramente elevato, anche più elevato rispetto a quello che io mi immaginavo. Diciamo che il nostro centro c'è da poco, quindi abbiamo cominciato a far rientrare a casa bambini che erano curati fuori. E sicuramente il trend, considerato diciamo Taranto e provincia, che non è un'area vastissima, è sicuramente come sensazione un'incidenza più alta. Del resto comunque l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità lo descrive chiaramente: dovremmo avere ogni anno 16 casi, abbiamo quasi 25 casi di tumori infantili, ma questa è una prima stima, quindi va sicuramente approfondito. E noi continuiamo a verificare che quella fabbrica, ove aumenti il livello produttivo, porta immediatamente ad un rialzo di dati epidemiologici. Ci sono più morti quando la fabbrica produce di più o funziona male. Questo è un dato di fatto, non ci sarebbe il processo davanti alla corte d'assise. Adesso la decisione che bisogna prendere oggi è che atteggiamento avere con questo governo. Insistere vanamente sulla ipotesi della chiusura è una cosa credibile? Cioè, secondo voi, se noi chiudiamo la riunione di oggi dicendo voi dovete chiudere la fabbrica, quelli la chiuderanno mai? Le chiacchiere non salveranno i bambini. Le chiacchiere non salveranno i bambini. Di continuare a insistere perché gli impianti siano resi tecnologicamente il più avanzati possibile. Thank you.
Penso al mio incontro con Don Peppe Diana, tanti anni fa, a Lourdes. E Don Peppe diceva una frase molto importante, che è la stessa frase per cui è morto. Per amore del mio popolo non tacerò. Si sono impantanati sulla questione dei dati, perché effettivamente loro hanno tutti i dati in mano. Cioè i dati... Che dicono che cosa? Che la diossina è aumentata? La diossina è aumentata. Abbiamo fatto l'accesso agli atti con il consigliere comunale e da gennaio 2018 che c'era un dato, arrivava uno, due circa, il dato della diossina arriva a settembre-ottobre che arriva a 14 a 27. Calcola che le pecore alla masseria Fornaro le hanno ammazzate con 10-12, le hanno smaltite come rifiuto tossico. Oggi ci abbiamo 14-27 di diossine, cioè quelli sono dati già validati da ARPA, che il consigliere comunale ha fatto accesso atti e li ha avuti. E sulla storia delle collinette invece loro come fanno? Che dicono? Le collinette, carabinieri del NOE sequestrano sulla base anche delle analisi dell'ARPA, che poi trasmettono anche all'ASL. Lì c'è l'OPA, rifiuto. Scoria d'alto forno, rifiuto speciale. ARPA certifica che dai terreni va in diradamento in falda PCB, diossine, furani, metalli pesanti. I dati ci sono tutti, cioè il NOE ha sequestrato su dati certi. Ora loro che dicono, aspettiamo i dati, ma che cosa stanno aspettando? L'analisi di rischio sanitario, capirai. Allora loro diranno, va bene. L'analisi di rischio per i bambini nelle scuole, ma non per gli abitanti di Tamburi. Eh certo, perché l'analisi, quelli sono, le collinette sono lunghe, e distese su 9 ettari. In questi 9 ettari un quarto, diciamo, circa sono adiacenti le scuole. Tutto il restante, che è la maggior parte, sono adiacenti alle abitazioni delle persone. Qui siamo con un gruppo di genitori, con un gruppo di genitori che sono genitori del quartiere. È venuta con noi anche l'assessore Francesca Pigiano, che è assessore all'ambiente al comune di Taranto, che io ringrazio di essere qui. E devo dire, mi pare di capire che insomma c'è un po' di tensione. Ci sono questi genitori che dicono: noi vogliamo che i nostri figli possano andare a queste scuole. Sono persone del quartiere, state aspettando di avere dei dati su questo materiale. Dopo abbiamo attivato tutte le procedure con i nostri enti competenti, quindi con ARPA e ASL. Sono diossine, furani e PCB. Le scorie d'alto forno, assessore, ma sveglia! No, certo che non l'hai detto in televisione. La situazione è grave, Francesco. Ma tu prendi, passare ma quello tu che non che è. Questa mattina vieni qui a prendere per il culo la gente. Tu non l'hai detto. Che cosa? Perché c'hai detto? Paura, perché altrimenti te ne vai a casa. Io vado a casa. Te ne vai a casa. Il sindaco Belucci ti licenzia. Ma il problema è dei bambini, cioè, signori. Sì, ma il problema è anche il problema, pomeriggio, anche il perché devono andare i bambini? Non è la normalità. Il problema è del comune, non è problema mio di genitore. Se è uno il problema, la chiusura di quella cazzo di ditta, vogliamo farla un'ordinanza? O no? Abbiamo bisogno ancora di altre conferme. Nel frattempo io abito lì, nel frattempo i miei bambini si ammalano, nel frattempo i bambini non hanno neanche il diritto all'istruzione. Ma di che cosa parliamo, Francesca? Qual è la causa, Francesca, di questo omicidio? Aglie qua cosa c'è dentro? Cosa c'è? Tu puoi nasconderla a me che sono ignorante in materia, Francesca. Quindi io ti dico sì, va bene, hai ragione che sono ignorante in materia, però una persona con i controcoglioni che ha più informazioni, in queste circostanze ti fa paura, Francesca. Questo era bello, il vecchio sistema che buttava acqua sulle colline, ma non funziona già da quanti anni. Sotto qua ci scoria. In questo momento siamo sulle famose collinette ecologiche, messe su a metà degli anni 70, dovevano servire per evitare che il minerale dei parchi minerali, appunto,
giungessero sulle case. E che cosa hanno fatto? Hanno costruito 9 ettari con loppa, che è un rifiuto, con scoria di altoforno, che è un rifiuto speciale. I carabinieri del NOE a febbraio hanno sequestrato questi 9 ettari di collinette, perché con l'ausilio di ARPA dalle analisi sono venute fuori mostruosità come inquinanti, come diossine, PCB, furani e metalli pesanti. Metalli pesanti che nel corso degli anni, possiamo immaginare dagli anni 70 fino ad oggi, quello che abbiano potuto rilasciare in falda e nei terreni. Il sindaco fa un'ordinanza per chiudere le scuole perché le collinette sono contaminate, ma poi i bimbi escono da scuola, vanno a casa e lì il rischio non sussiste. Il giorno della mia sentenza è stato il 14 giugno del 2013. Da questa ecografia, questa famosa ecografia che andai a fare, mi dissero che ero affetta dal cancro. Al seno destro, al seno sinistro, una metastasi sotto l'ascella, emorragia interna, quindi era scoppiato il cancro. Ho subito 2 interventi, uno da 15 ore e uno da 18 ore. Ho subito quasi 42 cicli di chemioterapia e in tutto questo c'è stato, insomma, un percorso abbastanza pesante, perché ho avuto l'anoressia, perché sono andata a finire in stanza sterile, sono andata a finire in rianimazione, sedia a rotelle. Io sono stata 2 anni e mezzo senza capelli, senza ciglia, senza sopracciglia, senza unghie, la pelle che mi cadeva a pezzi, gli occhi che mi bruciavano. Sembrava che mi mettevano il ferro da stiro in faccia, cioè allergie, gonfiore, avevo una pancia enorme, cioè ero distrutta da tutto, dalla chemioterapia, dall'operazione, dalla vita che non era più vita. Allora, il giorno del mio primo intervento, in quell'occasione il dottore che mi ha operato, il chirurgo che mi ha operato, uscì fuori comunque dai miei parenti e, oltre a dirgli il fatto che io sarei stata rioperata perché il tumore si era esteso anche quasi al polmone, e poi comunque me lo dissero dopo, riferì anche del fatto che era comunque sconcertato dal fatto che nel mio seno c'era presenza di metalli. Mi dissero: signora, ma lei, me lo dissero questo al centro di ricerca di Bari, se signora lei sembra che abbia manovrato i metalli, cioè che abbia lavorato all'ILVA. In quel momento mi venne un flash. Quel periodo il mio marito mi portava le tute dal lavoro, perché ci fu uno sciopero alle lavanderie. Quindi, ahimè, mio marito costretto mi dovette portare un paio di volte, se non 3 volte, se ricordo bene, le tute e i giubbotti che loro avevano addosso. E quella fu l'unica occasione che io ho manovrato qualcosa che aveva contatto, insomma, con i minerali, penso, con i metalli. Mi dissero: signora, abbiamo capito come mai lei ha presenza di metalli nel seno, perché mi rendo conto che quello che c'è là sotto è quello che c'era nel mio seno. Quindi non l'accetto. Io passare ogni volta da vicino a questa copertura, vicino all'ILVA, perché comunque è una sensazione molto, molto particolare. So che è il colpevole, quindi lo guardo ad occhi sbarrati il colpevole. Parlo del mostro, parlo dell'ILVA, perché per me il mostro è l'ILVA. Non è il cancro, non è quello che mi hanno trovato, per me è lui.
Respira. Questa è la sala d'attesa dove tutte le persone aspettano attraverso quel LED che esca il loro numero, che prendono dove c'è quella verandina, e attraverso quel numero poi, una volta che si viene chiamati, si va nel reparto di chemioterapia, dove dopo una visita avviene l'infusione di chemioterapia. C'è stato il turno di mattina, c'è l'orario di pranzo e c'è l'orario di pomeriggio, e fanno infusioni anche fino alla sera, tenendo conto che chi lo fa 3 ore, chi 4, chi 5, chi 8, chi 10 ore di infusione. È dura perché riaffiorano tanti ricordi, riaffiora il dolore, la paura. Riaffiora come ti sentivi su quella poltrona nel momento che mettevano, io lo chiamavo l'albero di Natale, mettevano quell'albero di Natale quando arrivava il momento della chemioterapia, che l'infermiera ti diceva stiamo partendo con la chemio, ti veniva un tremavi, avevi paura di stare male. L'odore, voi non lo, per fortuna non lo conoscete, qua si sente quell'odore che non te lo riesci mai a togliere dal naso, dalla pelle. Io ancora quando faccio la doccia strofino forte, come strofinavo quando mi usciva la chemio dalle braccia o dal collo. Quindi quell'odore si sente ancora, fa meno male, perché per fortuna io posso raccontarlo e alcune mie compagne che erano sedute a fianco a me non possono farlo più, forse lo racconterò io, come Patrizia, Valeria, Simona, Stefania. Abbiamo tanti nomi, quindi ognuno è stato seduto là sopra e quella poltrona o gli ha dato la vita o gli ha dato la morte. A me mi ha dato la vita, a loro ha dato la morte. Queste sono le collinette sequestrate dalla Procura di Taranto, qui in Gravina Leucaspide. E sono state sequestrate per attività illecite. Dal 95 al 2012 qui la gestione Riva dello stabilimento Riva di Taranto ci ha buttato rifiuti speciali, scorie e loppa, creando 5 milioni di tonnellate di rifiuti. E qui accanto il grano. Chissà come sarà questo grano. Questi sbuffi di fumo che vediamo uscire da queste montagnole sono fumi che escono dai fanghi di produzione, sono ancora caldi perché vengono da altoforno e acciaieria. Thank you.
papà. La coppia di papà. Ma questa, questa è la giostrina? Ah, ho capito. Papà, che cos'è questo? Un po' di latte. Ma io lo bevo nel bicchiere. Come mai così? Questa collinetta accanto alla copertura dei parchi in costruzione è sequestrata da almeno un decennio. Ci sono scarti di lavorazione, rifiuti speciali. E questa è la mastodontica struttura dei parchi minerali che va a coprire tutta l'area dove ci sono i cumuli di minerali di ferro e carbon fossile. Prima che si avviassero questi lavori, l'organo di controllo ha effettuato delle analisi sui terreni e sull'acqua di falda che passa sotto questi terreni. Ha trovato dei valori ben oltre i limiti di legge. Fatto è che per mettere su questa struttura hanno dovuto creare i basamenti e scavare nei terreni per decine di metri. Mi chiedo dove sono andati a finire i fanghi estratti da quest'area. Tu hai fatto il chimico là dentro? Io sono stato responsabile per un anno, responsabile del laboratorio Ilva di Taranto. Cioè, lavoro Ilva di Taranto e seguo le analisi, che io scusate quello che ho chiamato, e seguo le analisi del piano di monitoraggio e controllo, cioè quelle analisi dell'AIA, del sistema Ilva, quello di Riva, che avevo organizzato tutto in modo da creare tanti parafumi. Continua in questo momento a essere così. Continua a essere così? Sì, ma anche perché le persone sono sempre le stesse, il modo di operare. Cioè mi stai dicendo che il sistema di controlli farlocco di Ilva sta continuando in ArcelorMittal? Sì, ma come no. È grave quello che stai dicendo. Ma perché le persone sono sempre quelle? Perché non sono andato io? Perché io non avevo il controllo dei dati che poi andavo io a certificare, quindi mi prendevo la responsabilità. Cioè tu mettevi la firma di quei dati? Esatto. Però non ne avevo l'assoluto controllo. Io magari li davo per certi, mi trovo per questi dei dati, poi magari il giorno dopo mi trovo un'ambianza. Addirittura hanno
usato la mia firma. Mi dai una mano a capire che cosa succede, per esempio, sotto i parchi minerari, no? Lì stanno facendo la copertura, hanno fatto dei carotaggi mostruosi. Allora, i parchi minerari sono sicuramente un'operazione tra virgolette di maquillage, perché sicuramente quando finiranno il quartiere sarà un po' più pulito, nessuno scoperà e troverà il minerale. Ma là sotto che c'è? Là sotto c'è di tutto, quello è tutto inquinato, hanno fatto le caratterizzazioni del 2008. Io ho quelle del 2016, no, questi sono dei dati ARPA. E i limiti sono superati per migliaia di valori. Ma che sono questi? Questi sono dati ARPA lì della caratterizzazione dei terreni. Non ho dubbi, è tutto inquinato. Sì, cioè, sono le cocherie. Io ho trovato il benzapirene alto nelle falde. Abbiamo dichiarato comunque a Ispra, non sono... Nelle falde? Nelle falde. Cioè vuol dire che il benzapirene sta nelle falde dell'acqua? IPA, come IPA. Cioè... Al di là dei limiti di legge, perché naturalmente non parliamo di legge lì. Non è che li superavano, li sfondavano i limiti di legge. Andare a bonificare un'area grande quanto, forse più di tanto, bonificata, cioè significa levare tutti i terreni, le falde sotto, cioè, costosissimo. Ma mettere questi prezzi significa impermeabilizzare un'area come tale, perché devi impermeabilizzare, devi mettere in sicurezza, in modo tale che le future attività che nascono sopra non inquinano le falde. E quindi hanno dato la deroga, che dice vabbè, lascia perdere la bonifica e la messa in sicurezza, costruisci direttamente. Cioè stanno costruendo sopra la monnezza. C'è da spaventarsi di quello che... È un ferro, beh, è una massa di ferro vecchio, perché le tante decantate bonifiche, la crociata di questi nuovi acquirenti, verremo a Taranto, faremo acciaio pulito, al momento non c'è nulla di che. Ma paradossalmente la situazione forse sta peggiorando. Perché? A parte quello mostro che stanno costruendo, per il resto non stanno facendo niente proprio. Tra parentesi, la nuova gestione non sta mettendo un euro su quella copertura. Quando sono venuti l'altro giorno i ministri, l'Ilva era ferma. I ministri lo sapevano questo? Non penso. Hanno fatto la giornata della formazione quel giorno. E sulla sicurezza. Sulla sicurezza. Vigili del fuoco, infermieri, tecnici. Tutti chiusi nei vari uffici a fare che? A divulgare fra di loro, fra gli operativi. E i ministri hanno visto l'aria bella pulita, gli uccellini che volavano sull'Elba. Il caso è voluto che il giorno dopo c'è stato un problema alla FO4, una tubiera che è saltata improvvisamente. Anche là bisogna ringraziare qualche duna che si sono stati feriti. Quel fumo nero che si vede uscire dalla FO4. L'emergenza della FO4. È andata in emergenza perché c'è stata una fermata improvvisa. Che vuol dire quel fumo nero che sta uscendo l'ira di Dio? Esatto, sicuramente. Tutti i gas che ci sono all'interno dovrebbero bruciare, però essendo che erano di più del solito, lo devono mettere in automazione. Naturalmente non c'è un sistema di cappaggio che previva quei fumi, niente. Cioè non ci sono delle cappe alla FO4? In quel caso non c'erano assolutamente. I famosi filtri della diossina che... I filtri dovrebbero stare nel famoso cammino 312, ma non ci sono. Ancora non assolutamente niente. Non ci sono. Non ci sono gli elettrofiltri al cammino. Basta vederlo la sera, il cammino 312. È un continuo fumare. Se tu tratti dei topi per uso sperimentale con delle sostanze tossiche, cancerogene, per un certo periodo della loro vita, questi sviluppano tutti un tumore. C'è un farmaco che sta entrando adesso in utilizzo, ma è un farmaco che noi utilizzavamo anni fa, perché poi dopo non c'era più l'azienda farmaceutica che lo proponeva, che lo commercializzava. Adesso sembra che ci sia un'azienda che l'ha recuperato quel farmaco. Pronto?
Ah, va bene. E andiamo avanti col solo farmaco e basta, va bene? È un anticorpo monoclonale che ha una azione più specifica su certi antigeni specifici delle cellule che lei ha. Dovrebbe essere così. Dovrei solo fare una piccola verifica se le cellule esprimono questi antigeni. Poi vediamo. Pare che non ci sia manco bisogno, perché va benissimo così. Cioè, nell'attesa ovviamente del discorso del donatore. Cioè. Io sono venuta qui con i miei piedi per farmi un controllo e hanno scoperto questa cosa. E non mi rendevo conto, perché io abito a Martina, quindi mi chiedevo come mai. E poi ho scoperto che a Martina non sono l'unica. La terra dove pascono le pecore credo che sia contaminata. Il mare credo che sia contaminato. E i contadini portano la frutta e la verdura dappertutto, in tutti i mercati. E quella verdura è contaminata. Fermare l'Ilva significa mandare a casa tante famiglie che vivono con lo stipendio dell'Ilva. Però non fare niente significa dire domani forse ti può venire un linfonodo, una leucemia. Se lei incide su un DNA con delle sostanze tossiche, un certo quantitativo di sostanze tossiche, per un certo tempo provoca dei danni. Esiste un effetto cumulativo. Se lei non smette di provocare il danno, questo effetto cumulativo aumenta esponenzialmente. Perché per poter ridurre il danno, ridurre gli effetti genetici, deve sospendere totalmente la erogazione dell'inquinante e sospenderlo per un certo tempo, in maniera che l'organismo abbia la capacità di rigenerarsi e di diciamo, riparare quei danni, per poi ricominciare da capo. Le cellule sono degli organismi che sono una piccola macchina che, se tu la danneggi, gli devi dare il tempo di ripararsi, non continuando ad inquinarla. Se tu hai per 50 anni inquinato una situazione, oggi per disinquinarla, non dico 50 anni, ma probabilmente 15, 20 anni o 30 anni ci vogliono, ma devi smettere di inquinarla. Oramai il cimitero, c'è una panchina davanti, purtroppo la sentiamo casa nostra. Mi sembra di andare e sedermi vicino a Giorgio, come se fosse la stanza sua. La mattina, se capita qualcuno, un altro poco mi sento infastidita, come se qualcuno stesse entrando a casa mia. Era il 17 ottobre, non lo scorderò mai come data, e andammo all'ospedaletto a Bari, lo ricoverammo tramite pronto soccorso. Pensavamo di dover togliere una semplice fistola, e invece dopo pochi giorni ci diagnosticano un tumore. Glielo dico senza tanti giri di parole, è un tumore maligno aggressivo. Queste furono le parole precise, poi mi disse di rivolgermi alla psicologa, me la indicò e lei si avvicinò a me. Prima di arrivare a Bari, noi avevamo girato un po' per Taranto, perché c'era questo dolore che aveva vicino al gluteo sinistro, una pallina che man mano cresceva. Questa pallina che poi si trasformava, nonostante varie pomate, terapie fatte, e loro continuavano a dire che era una semplice fistola. Quindi abbiamo chiuso i rapporti completi con la medicina a Taranto, anche perché non esiste, anche dopo la diagnosi, non esisteva allora un reparto oncologico pediatrico a cui almeno provare ad affacciarsi. Cosa che oggi c'è, e sinceramente è una grande cosa, perché avere la vicinanza a pochi chilometri di un medico, di qualcuno che ti guidi, insomma, sarebbe stato un grande aiuto. Nel frattempo noi decidiamo di vedere il miglior centro dove si occupassero di sarcomi, e individuiamo Milano. Era l'unico centro dove potessero affrontare un intervento del genere, perché era molto complicato, di rimozione del tumore.
Quindi alla fine loro sanno già quali sono i centri dove c'è più inquinamento e che queste patologie più rare fioccano, quindi non si esprimono. La purtroppo sembra la normalità, loro vivono oramai la normalità di tutti questi casi strani. Con le continue ricerche mi sono accorta nel 2018, se non ricordo male intorno ad aprile, ricercando ancora mi è uscito il documento dell'AIRC dove c'era scritto sarcoma cellule chiare di tessuti molli e tra le varie cause c'era sia diossina che pesticidi. Però insomma, stando a Taranto, non vivendo vicino a campagne, cose varie, uno più uno, è normale che devo pensare che la diossina abbia fatto da padrone nella malattia di Giorgio. Quando acquistammo si pensava che Paolo VI non prendesse le correnti d'aria dall'Ilva, che arrivassero più i venti da Martina, c'era tutta una situazione che non si pensava potesse arrecare danno alla salute, ma mi sa che ci siamo sbagliati di grosso. È capitato diverse volte che le ho detto sia io che il papà, dammelo a me. E lui diceva no, con voce ferma, arrabbiata, diceva no. Io ripetevo dammelo a me la mamma. Questo è il primo seno del Mar Piccolo e in questo momento ci sono delle attività gestite da famiglie criminali che stanno raccogliendo cozze. Ad oggi le cozze nel primo seno del Mar Piccolo non dovrebbero esserci perché qui nel primo seno del Mar Piccolo, dove hanno trovato elevati valori di inquinanti come diossina e PCB, l'ordinanza dice che dopo il 28 di febbraio le cozze vanno spostate dal primo seno al secondo seno o in Mar Grande. Oggi è il 6 di aprile e le attività sono qui davanti a noi e queste attività oggi non dovrebbero esserci. Coltivate abusivamente? Minchia cazzo! Questi sono allevamenti di cozze completamente abusivi. Questi sono i cosiddetti provolati, stesi a mare con delle corde di fortuna messe sui pontili. E poi c'è la zoga, il provolato che va verso il fondale. Questi sono completamente abusivi, non c'è nessuna concessione per fare questo tipo di allevamento. E parliamo naturalmente di cozze adulte, che comunque, a prescindere dalla maniera abusiva in cui sono allevate, qui dopo il 28 di febbraio non potrebbero esserci. Thank you.
queste non sono piccole, dottor. No, queste sono cose a taglia commerciale. Quindi queste tecnicamente sono pronte per essere vendute. Queste sono pronte per essere vendute. E non per essere movimentate. Allora, come dimensione sono pronte per essere vendute. Che è un illecito questo. È un illecito, assolutamente un illecito. Perché questa cozza ha già assorbito materiali. Questa cozza ha potenzialmente assorbito PCB in particolare, diossine, in maniera tale da superare i limiti massimi consentiti dalla normativa. Chiaro che se sono qui probabilmente qualche malintenzionato ha pensato di poterle vendere, nonostante l'ordinanza, nonostante i controlli che quotidianamente sono messi in atto. Perché ripetiamo, vendere questa roba qui è un reato. È un reato e fa male. Come anche comprarla è un diciamo, come dire, un reato, in quanto questa è merce che per il 90% va a finire sul mercato illecito, per cui ambulanti e gente assolutamente non pescherie non autorizzate. Per cui anche chi pensa di poter acquistare il prodotto da un ambulante o anche da altri magari locali ma non autorizzati, comunque sa che sta correndo un rischio, un grosso rischio, perché sono assolutamente non... Dottore, lei può escludere che attraverso una certificazione falsa questa roba arrivi anche sui mercati? Non lo posso escludere, in quanto è già stato dimostrato dalle ultime indagini, dagli ultimi arresti che ci sono stati, che questo prodotto può arrivare, può trasformarsi in regolare con i magari centri di spedizione compiacenti che certificano che la merce provenga da altri posti anziché dal primo sede del Mar Piccolo. Questa addirittura stende. Vengono stese prima della vendita. Quanta roba c'è qui, dottore, secondo lei? Ma considera che ogni resta pesa intorno ai 30-35 kg, ce ne saranno 2, 4, 6, 8, 10 per ogni 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 pesi, 60 resti da 30 kg, sono, quanti sono? 18 quintali, più o meno, una ventina di quintali. 20 quintali di cozze che non potrebbero andare sul mercato. Assolutamente sì. Io non sono autorizzato. Ma questo è un mercato pubblico, no, un mercato. Qua dentro non è un mercato. Qua possiamo fare. È un mercato pubblico. Ma no, non è così. È mercato comunale questo? Questo è il mercato comunale, sì, ma perfetto. Lì fuori, non dentro. Dentro è un'azienda. E dov'è fuori? Cioè qual è l'azienda? Qui, perfetto. Dentro, no. Facciamo le riprese qui. Che se no, se voi chiudete, facete vedere che chiudite, è peggio, È peggio, se voi fate vedere che chiudete, no? Che le telecamere non possono stare. Sembra che chissà che cosa dovete nascondere. Sì. La guerra di mafia a Taranto? No, non ho fatto la guerra di mafia, io ho pagato l'associazione mafiosa
perché facevamo una guardiania a mano. Siccome avevamo a che fare con gente sbagliata, abbiamo pagato l'associazione. Ci siamo stati zitti e l'abbiamo pagato. Però io oggi con le azioni, con queste organizzazioni criminali non ho più niente a che fare. Possiamo dire che voi siete l'imprenditore più importante a Taranto nel settore delle cozze? Io sono uno dei modelli a Taranto sul settore delle cozze. Uno dei modelli. Io lavoro tutti i giorni. Avete avuto questa intuizione anche di prendere le cozze dalla Grecia, per esempio? Come no? Io compro le cozze dalla Grecia, compro le cozze dalla Spagna, compro le cozze dall'Adriatico. Quando il prodotto nostro è vuoto, però se ci sarebbe la tarantina, dopo San Cataldo, la tarantina inizia a mettere frutto e si può lavorare con la tarantina. Anche se l'ordinanza dice di no? No, se l'ordinanza dice di no non dovrebbero venderla. Però, se no, quella è una turbativa del mercato, sì, se no le cose però se l'ordinanza dice di no perché il prodotto è inquinato, da Taranto partono, il periodo dell'estate, partono tonnellate di cozze, da sulle banchine, da sotto al ponte, da tutto, partono tonnellate di tutto. Quante persone dovrebbero morire? Partono quindi tonnellate. A voglia! Non controllate quindi. Non controllate, però le mangiano, dovrebbero morire milioni di persone. Perché non muore? È grave quello che state dicendo. Ma perché non muore mai nessuno? È una storia infinita. Considera che ci sono stati dei produttori che hanno fatto le annate migliori con la diossina. Perché distruggevano il prodotto, diciamo, gli veniva pagato il prodotto distrutto e parallelamente se lo vendevano. Macchine da 40 quintali passavano per 400 alla distruzione. Parallelamente si vendevano il prodotto. Quindi, se ti veniva rimborsato a 40 centesimi, e paradossalmente lo vendivi a 40 centesimi, facevi delle annate spettacolari. Non si affronta, non si ha le pare di affrontare questo discorso. Neanche di fronte all'evidenza che lì quelle cozze là possono fare male, anzi che sono pericolose. Ma c'è qualcuno che l'ha smantellato il primo seno? C'è qualcuno che l'ha smantellato il primo seno e che ha messo... Cioè, quanti abusivi stanno nel primo seno? Cioè, paradossalmente, ti faccio una domanda. Sono abusivi di un prodotto che, superato l'1 marzo, il 30 marzo, cioè quando è che c'è il passaggio? Quando è che... Il 31 marzo. Uccide. A lungo termine. A lungo termine. Difficile fare l'imprenditore così. No, ma imprenditore. Guarda che devo andare dallo psicologo per capire se sono imprenditore o meno. Io mi sento solo un fallito a Taranto. In regola? In regola, però regola. È scaduto. Che cosa è scaduto? La concessione. Ma non è in regola allora? All'incirca quant'è? Quanti provoloni sono? Quanti filari sono questi? Due e mezzo, so che due quintali e mezzo. Sono. Due quintali e mezzo. Ma di solito chi li prende? Ristorante, pescherie? Tutte le piccole cose, non è una cosa. Perché quando vi ho in un ristorante dove mangi, c'è scritto da cozza, dove vengono i picchi, non da mangia, c'è. O sbaglio? Alla cosa, si ha gli ossi. Alla campana, dicono che si ha gli ossi. La pecora si ha gli ossi. E qui si ha gli ossi. Ma dove è come c'è fatto? Ma questa gli ossi chi l'ha portata? L'ha portata lì dal sito. E perché non si è chiuso questo dal sito? Se viene fermata una barca, un cuso, se è questa. L'Ilva di legge, no?
io, se sono uno dello Stato. La Grecia è chiusa lì perché è quello che sta guidando tutto. E se non colpevole, stai. Ero tocca su quella lecca. Ehi, ehi, calma però, eh. Qual è il problema? Iz, su mongolo. Ma che spacca anche, bro. Ognuno fa il lavoro suo, tu facevo tu, noi facciamo noi. Sì, vero, affatiamoci, non è che mi ci ha rubato. Ma tu, mano, che c'è l'età a mare, che fa la stessa roba, e su camarina arriva. Perché che ti mangia le piccine, compà? Io che ti mangia le piccine. Florian, oggi facciamo un aspirato del midollo osseo, che è una fase della terapia che si chiama reinduzione, che ormai tu conosci, diciamo, meglio di me, abbastanza bene, ed è l'ultima reinduzione. Dopo aver finito l'aspirato midollare ti darò i risultati e cominciamo la chemioterapia. Faccio dietro, posteriore. Ok. Se voi mi dite che posso pungere, io la pungo. Sì? Striscio. Tutta la il saturimetro si è tolto e poi il dolore. Tutto bene, veramente è stato veramente liscio liscio, tranquillo, non ho avuto nessun problema, è stato in braccio alla mamma fino all'ultimo, poi tutto a posto. Maglio. Tranquillo però, veramente tranquillo, ma a parte tutto. Tutti salvati.
più cedere a questo ricatto, tipo poche banconote, mentre i capi, quelli che siedono negli uffici che decidono di quella roba là, di banconote ne accumulano montagne, ne accumulano sulle nostre tombe, sulle